Ecco perché ritengo Giuntoli un vero animale da mercato, perché sa approfittare di clamorose situazioni e occasioni dal mercato che si creano da situazioni particolari. Oggi vi parliamo di un retroscena dietro al mercato della Juventus, davvero molto interessante. Ne hanno parlato, diciamo, c'è cioè il Mirror che ne parla in Inghilterra, quindi qualcosa di molto sostanzioso. Oggi ve ne parliamo qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati ogni giorno, tutti i giorni, in maniera costante e gratuita. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate like ai contenuti. Andiamo alla notizia. Perché? Perché quest'estate la Juventus si è mossa molto bene sul mercato, lo sappiamo, ha comprato tanti calciatori, ha soprattutto rinforzato alla grande un reparto, quello di centrocampo, che da anni aveva bisogno di rinforzi di un certo livello. E da anni la Juventus comprava giocatorini, prima Arthur, Bentancur, Locatelli, McKennie, mai un colpo di quelli che ti faceva gridare al wow, finalmente la Juve è tornata a centrocampo. La percezione è che tutto ciò stava avvenendo quest'anno in maniera diversa, lo si è avuto fin dall'inizio, quando il primo obiettivo della Juventus non era come all'inizio si pensava, un giocatore così, all'inizio si parlava di Koné, ragazzo che oggi è arrivato alla Roma, comunque nomi che si conoscono e non si conoscono, nomi che non ti fanno saltare dalla sedia. Quando si è parlato di Douglas Luiz alla Juventus, tutti abbiamo pensato: wow, probabilmente si fa sul serio. Per tutta l'estate vi ho raccontato la trattativa Juve-Aston Villa, operazione da quasi 50 milioni, ma inserendo due giocatori, inizialmente Ealing e McKennie, poi Ealing barra Nechea, ma vi ho spiegato il motivo. L'investimento reale fatto alla Juventus è di 28 milioni di euro, più questi due titolari. Questi due giocatori, che poi tra l'altro sono stati mandati in prestito perché ancora non considerati pronti. Uno è andato al Valencia, esattamente a Baranecea, l'altro al Bologna, esattamente Ealing. Ma perché l'Aston Villa doveva fare questa cessione? Ve l'abbiamo detto più volte. Infatti, in Premier League c'è questa nuova regola: tutte le squadre europee, Arsenal, Manchester United, Manchester City, devono sottostare al fair play finanziario inglese, che viene chiamato PSR. Quindi cosa succede? L'Aston Villa, se non avesse venduto il centrocampista entro il 30 giugno, sarebbe incappato in una penalizzazione di 10 punti da scontare in questa Premier League. Per non violare appunto questo PSR, un club non può avere perdite superiori a 105 milioni di sterline nell'ultimo triennio. E l'Aston Villa rischiava da questo punto di vista. Ecco perché quindi, di fretta e furia, entro il 30 giugno si è arrivati alla cessione di Douglas Luiz. A spiegare bene questa vicenda è stato proprio il direttore delle operazioni calcistiche, Vidagin, che ha parlato proprio di questa situazione. Ha detto: alla fine della stagione dovevamo vendere giocatori per evitare di violare il PSR, ripeto, il fair play finanziario della Premier League. Su quello, dal 20 maggio al 30 giugno è normalmente un periodo festivo nel calcio, non lo era per noi. Dovevamo trovare una soluzione a un problema del passato e negli ultimi anni ci eravamo riusciti grazie alla vendita di Grealish. Quindi, di fatto, l'Aston Villa stava tranquillo da anni grazie alla vendita, che ormai è avvenuto qualche anno fa, di Grealish. Una volta però finita la stagione, c'è stato un momento in cui tutti hanno festeggiato la Champions, mentre io e Monchi stavamo pensando già a come non rovinare questo bellissimo anno con la penalizzazione, perché incombeva nell'Aston Villa questo rischio. Dobbiamo vendere perché se no rischiamo di andare incontro alla penalizzazione di 10 punti in Premier League. Abbiamo risolto questa cosa all'ultimo secondo. Quindi serviva vendere assolutamente una stella per poter, diciamo, compensare a questo tipo di problema. Ed erano tre i papabili: Bailey, Konsa e Douglas Luiz. La scelta è caduta su quest'ultimo e su Diaby, ceduto per 60 milioni all'Arabia Saudita. Avevamo una sfida: risolvere il problema e costruire una squadra migliore possibile per la prossima stagione. L'Aston Villa ci è riuscito, quantomeno è riuscito a vendere in fretta e furia Douglas Luiz. Questo fatto qui, che l'Aston Villa doveva vendere, l'abbiamo raccontato con anticipo, ma oggi l'indiscrezione è proprio legata al fatto che viene confermato dallo stesso DS dell'Aston Villa, che conferma a tutti gli effetti tutto quello che è successo. Quando di fatto si parla di Douglas Luiz, si parla di un giocatore che è
per la Juventus è una grande occasione, perché anche se poi con... vi ricordate la situazione di McKennie? McKennie stava facendo per saltare tutto, stava facendo saltare tutto, stava facendo un grande danno alla Juve, ma anche alla Aston Villa, ed è per questo che poi la Aston Villa si è accontentato, diciamo così, di un Barrenechea che, come abbiamo visto, Barrenechea e Ealing erano proprio due giocatori che servivano esclusivamente per fare questa operazione. Alla Aston Villa non interessava nulla di Ealing e di Barrenechea come giocatori in sé per sé. Non a caso li mandano in prestito. E per sopperire sempre a questo discorso del fair play finanziario della Premier League, non mi sorprenderebbe neanche, dopo un'annata magari di buon livello di questi due ragazzi, la cessione l'anno prossimo di Barrenechea e Ealing, che sono stati valutati 8 e 12/13, 8-9 e Barrenechea, 12-13 Ealing. Ma poi, nei fatti, secondo me, di fronte a una buona stagione al Bologna per quanto riguarda Ealing, lo vedremo anche in Champions League, e al Valencia per quanto riguarda Barrenechea, magari anche semplicemente se verranno valutati quei 5, 6, 7, 10 milioni in più, la Aston Villa venderà anche loro, ne sono convinto. Per cui, questa è un'operazione che non si può non considerare intelligente. Detto ciò, molti dicono, sì, bellissimo, 50 milioni, grande operazione, ma ora sta in panchina Douglas Luiz. Sta in panchina per una questione prettamente fisica. Deve ritrovare il ritmo, deve ritrovare il ritmo partita, che è importante. Deve ritrovare una condizione ideale, ma nel momento in cui la Juventus ritroverà la condizione ideale di Douglas Luiz, Douglas Luiz sarà un perno per questa Juventus. Fidatevi delle mie parole, perché Douglas Luiz è un giocatore di un altro livello, di un'altra categoria. Cioè, quando tu vedi giocare Douglas Luiz, quando lo vedi palla al piede, gli vedi fare delle cose, ti rendi conto che è di un'altra categoria. Lo vedi quando ha il pallone, lo vedi anche quando non ha il pallone e lo richiede, perché Douglas Luiz, oltre ad essere molto forte, oltre ad avere grande tecnica, grande visione, grande capacità di far equilibrare un po' la squadra, dare equilibrio alla squadra, lo vedi anche nella personalità, perché Douglas Luiz è un giocatore di immensa personalità, non di grande, di immensa personalità. È il classico calciatore che, esattamente come ai tempi faceva un certo Andrea Pirlo, anche se pressato da due o tre uomini, ti chiede il pallone, ti dice dammelo lo stesso, non ti preoccupare se c'ho qualcuno dietro, tu intanto dammela, me la vedo io. E questa è personalità, è segno di personalità, qualcuno lo può confondere con presunzione, no, è personalità grande quella che ha Douglas Luiz. E quindi Douglas Luiz alla Juve arriva per un'indiscrezione particolare che oggi viene confermata ufficialmente, ma anche perché è giunto, è stato veramente un drago del mercato nell'approfittare di una situazione clamorosa di cui poteva approfittare magari qualcun altro, perché anche il Napoli, il Milan, l'Inter potevano approfittarne, o magari un club della Premier League stesso, o magari il Real Madrid o il Barcellona, chi lo sa. Invece è stato Giuntoli, per cui bravo Giuntoli, perché ha portato attraverso una situazione particolare un grande centrocampista alla Juve, che è proprio Douglas Luiz.